Donatella con il numero 68, l'ottimista che lo scamerate con il numero 64. Queste sono le sei formazioni che disputeranno la fase finale della fine di sprint femminile. Ha preso il via la forma, la batteria numero 1 con la formazione 46 che è in line, non ha preso il via la formazione 49 in line 360 sul percorso della formazione, ci faccio lo scherzo concorrente 57 non più di cantù e 49 per il prossimo. Siamo al cambio, cambi effettuati in questo istante, riesco a condurre parte in questo momento in forma regolare anche la prova per la batteria numero 2. Bobby di Campusa, la Gagliata, il Greg Roller Team, Carvano Schessing e poi il Spirotto Marisco. Atleti che si stanno avviando ad effettuare il cambio. Cambio che avviene in questo istante. Quanto sta allungando, vediamo che la curva in questo momento per avviarsi sul traguardo conclusivo e chiudere con un tempo di riferimento di 48.25. Per noi maschili. Attiva la prova anche per queste 5 formazioni che vediamo al passaggio dei due giri della conclusione, lo dirà su porta il componente della Parese, seguito in modo avvicinato di tutte le altre formazioni. Siamo a cambio, quindi vengono effettuati in questo istante dentro la Parese. Che sono portati in questo istante da conferenza di Cardano. Siamo all'ultima fase di regolamento sul traguardo con un tempo di riferimento di 49 e 52. Bene. Parte adesso la finale sprint riservata alle categorie maschili. Grande velocità sulle primi tre di questa prova condotta da Pavernese, mobile di Cancuro, davvero vincente questa fase conclusiva della gara che si sta avviando al cambio. Siamo al cambio in questo momento, cambi effettuati, di questo il cambio è un momento cruciale per queste prove di velocità, sempre di questa maniera. Siamo all'ingresso dell'ultima curva e dell'arrivo sul traguardo finale che porta alla sua conclusione anche questa prova, anche questa finale di sprint. Chiudono in questo istante con un meritatissimo spontaneo applauso le prove degli atleti di questa prima giornata dei campionati.